Benvenuti o bentornati se siete già passati qui dal mio canale. È da un po' di tempo che ho in mente di realizzare questo video, come vi avevo già accennato un po' di tempo fa. In questo anno solare sono passati sotto le mie mani molti droni, come potete vedere, dei quali spesso vi ho parlato qui all'interno del canale, sia a basso che a più alto costo. Droni da 20 euro fino a 800, 1000 euro, e mi fermo a questi. Oggi però voglio parlarvi e voglio farvi un'analisi sui pro e contro dei vari droni a vari prezzi in base alla risoluzione, alla guidabilità e ovviamente, cosa direi importante e fondamentale, alla normativa che è in prossimo arrivo. Vi dico subito che il video è bello lungo, ragazzi, ma se siete appassionati di droni lo ritengo uno dei più interessanti che io abbia mai portato qua nel mio canale, perché metterò insieme, come vi ho appena detto, prezzi, funzioni e caratteristiche che saranno tutte legate insieme con la nuova normativa. Ecco la mia attenta analisi a questo punto di fine 2019 su questo argomento, che spero sia di vostro gradimento per chi mi segue o per chi arriva adesso nel mio canale. Partiamo subito dalla normativa. Credo sia vitale soffermarci appunto su questo argomento. Ne ho già parlato molto nel canale, ma qualche minuto di questo video è obbligatorio spenderlo, solo per ripiegare alcune delle cose direi fondamentali su questo aspetto. Mi voglio focalizzare soprattutto sulle norme sui droni sotto 250 grammi, perché sapete bene, per chi segue i miei video, da quanto tempo vi sto parlando dell'importanza futura di questa categoria, per chi vuole appunto volare con un drone. Quasi un anno, se faccio due conti più o meno, che ribatto su questo argomento. Guardate, vi metto qua sopra nelle schede, anche appunto qua sotto in descrizione, il link al video che avevo appunto fatto circa 6 mesi fa, dove già avevo inquadrato fin da subito la situazione. E vedendo appunto l'imminente uscita, forse, di questo Mavic Mini, o come si chiamerà, la strada che consigliavo allora era, secondo me, quella più giusta. Ebbene, secondo quanto previsto nella bozza del regolamento ENAC, che usiamo il condizionale, dovrebbe essere emanato nei prossimi giorni, ovvero da ora e non forse tutto il mese di ottobre. In questo momento, mentre sto girando il video, è ancora tutto tace, ma ogni giorno, ragazzi, potrebbe essere quello buono e magari possa anche appunto passare fra qualche giorno da adesso, fino a che non pubblico il video, nel frattempo magari esce la normativa. Ma non preoccupatevi, in tal caso ovviamente ve ne parlerò nel canale, questo è scontato, e sicuramente troverete qua sopra una scheda, se la trovate vuol dire che è uscito, che vi rimanda a quel video dove spiego questa entrata in vigore successiva appunto a questo. Allora, dicevo che per quanto previsto in questa bozza del regolamento ENAC, i droni ad uso ricreativo, ovvero quelli sotto 250 grammi di peso, non saranno soggetti alla registrazione e per colui o per colei che li guida non ci sarà l'obbligo di corso e test online. Mentre nel caso in cui alla bozza non vengano applicate le modifiche previste e auspicate, se dovrete, che ne so, esempio, usare un drone a scopo professionale, tutto resterà uguale a come oggi. Ovvero, se avete esempio un drone di peso che è minore di 250 grammi, rientrerà nella categoria 300, ovvero quelli minori uguali a 300 grammi, con una velocità massima non superiore a 60 km orari. Ecco, in questo caso dovrà essere dichiarato come drone inoffensivo dentro la categoria 300 grammi, come appunto attualmente è la regola e non cambia niente. Chi lo guida ovviamente non avrà l'obbligo di fare un test online al momento. Ma fate attenzione, tutto questo sicuramente può essere fino al 30 di giugno 2020. Sì, perché poi dal 1 luglio 2020 anche qui in Italia dovrà essere applicato il nuovo regolamento europeo. E trattando sempre questo argomento di 250 grammi, mi chiedo cosa accadrà?
Cosa accadrà, ragazzi? Allora, i droni sotto 250 grammi potranno volare nella categoria C0, anche senza il nuovo marchio CE. Adesso molti di voi che non hanno visto i miei video, che tra l'altro vi consiglio di vedere, vi metto qua sopra la mia grande playlist chiamata Droni e Leggi, si chiederanno: che cavolo è questa categoria C0? Credo sia buona cosa spiegarvelo di nuovo, appunto, oltre a tutte le volte l'ho spiegato nel canale, per chi ancora non lo sapesse. Allora, i droni in categoria C0 potranno volare anche in aree urbane, ovvio compatibilmente con quelle non interdette al volo. Che ne so, mi viene in mente la città di Pisa, che visto però la vicinanza con l'aeroporto Galilei è una zona no-fly, dunque anche se siete in C0 è ovvio che non sarete liberi di volare sulla torre pendente. In questo caso, ma se voglio esempio volare anche restando qui in Toscana, nella mia Toscana, su un borgo, su un vecchio borgo, che ne so, a Greve in Chianti, lo potrò fare perché non c'è divieto. C'è inoltre nella fase C0 anche la possibilità di sorvolo delle persone non informate. Ovviamente resta sempre in vigore la regola del divieto di sorvolo in caso di assembramenti di persone, questo rimane ovviamente scontato. Ma fate attenzione, ragazzi, quello che vi ho appena detto non sarà solo dentro il periodo transitorio, ovvero fino al 2022. Infatti, se acquistate un drone entro il 2022, che non ha il nuovo marchio CE previsto dalla legge, ma ha un peso al di sotto dei 250 grammi, potrete volare in classe C0 per sempre. Ragazzi, questo è l'uovo di Colombo. Allora, quando mesi e mesi fa vi dicevo che questo dei 250 grammi sarebbe diventato uno spartiacque assoluto nel mondo dei droni, soprattutto per uso creativo, ma attenzione, non solo, mi sa che ci avevo visto abbastanza lungo, ragazzi. Le prove stanno nei miei video pubblicati qua nel canale, potete andare a vederveli. E l'avevo fatto un bel po' di mesi fa su questo argomento. E appunto, come vi avevo già anche detto all'inizio, ve lo linko qua in descrizione. Ma ascoltate bene, perché vi tornerà utile quando entreremo più avanti nel dettaglio dei singoli droni. Infatti, siccome in questo video vi parlo di droni minori di 250 grammi, ma anche di altri maggiori di 250 grammi, voglio anche evidenziarvi bene che tutto ciò che pesa più di 250 grammi, se lo acquistate adesso e comunque entro il 2022 e non ha il nuovo marchio CE, questo drone non è che lo dovete buttare, ma potrà volare solo in classe A3, ovviamente lo potrà fare per sempre. Ora vi chiederete, e cioè avrete l'obbligo di fare corso o test online e dovrete registrare il drone a D-Flight e volerete, però come state facendo adesso, dunque non butterete il vostro drone. Questo è importante capirlo. Se avete un Phoenix 8, se avete un Ozino, un Air, non lo butterete. Viceversa, un pilota di un drone di un peso inferiore a 250 grammi non avrà l'obbligo di effettuare un corso online e nemmeno un test online. Pensate voi, l'unica cosa che dovrà essere fatta, se ha a bordo un dispositivo che recepisce dei dati personali, che ne so, per esempio una videocamera, per esempio, dovrà essere registrato a D-Flight, ma sarà esente dal dispositivo di identificazione, ovvero il famoso transponder, che molto probabilmente dovrà essere applicato alle classi A3. Bene, era doveroso, anche se un po' lungo, non ditemi che sono meno di lungo, perché qualcuno mi fa dei commenti che mi dice mi dilungo, però purtroppo è lungo, però dovevo chiarire la normativa prima di fare delle considerazioni su qualche drone da acquistare, era fondamentale e credo interessante, e spero di avervi aiutato a capire con qualche pillola il quadro normativo, direi assolutamente indispensabile per fare una scelta d'acquisto attuale ma anche nel prossimo futuro. Dunque, il video ha già preso una piega un po' lunga, ma ritengo utile per tutti dare queste informazioni. Come vi avevo appena detto qualche video fa, uno in un commento, ma anche di recente, mi ha scritto: mi hai fatto annoiare. Ragazzi, vabbè, correrò il rischio di farvi annoiare anche in questo video. Domandona: avete mai preso in mano un radiocomando e fatto volare un drone? Sì? No? Ma che dirvi? Prendere un modello DJI tipo l'Air,
ma anche un'anafi della Parrot inizia ad essere una bella spesa, ma hanno entrambi, esempio, una guida facile e intuitiva che aiutano moltissimo. Mi sento però di dirvi che dovete prendervi prima confidenza con il volo e coi comandi, e poi magari investirete più soldi per il drone. Questo è fondamentale, ragazzi. Io un bel po' di anni fa ho iniziato con un Saima X5. Eccolo qua. Senza GPS, senza WPU, senza nulla. Leggero come una piuma, e con questo ho iniziato a prendere confidenza appunto con i comandi. L'ho perso, ritrovato diverse volte, e anche perso e non ritrovato e ricomprato. Ma mi ha aiutato molto a iniziare a capire e a prendere confidenza con le modalità del radiocomando e delle manovre di volo. Ovvio, faceva delle riprese di questo genere. Guardate un po'. Si parla del 2012-2013, ovvero 7, 8, 9 anni fa. Vedere però il mondo da lassù mi emozionava tantissimo. Essendo un amante della fotografia e del video, mi dava sensazioni totalmente nuove che a quei tempi condividevo tantissimo con mio babbo o mio padre, come lo volete chiamare, che mi aveva tramandato questa grande passione audiovisiva. E adesso che purtroppo non è più qui con me, non finirò mai di ringraziarlo per questa passione che mi ha trasmesso. Sono però arrivato al momento in cui ovviamente volevo di più, sia lato volo che lato video. Allora mi sono comprato, con un bel po' di risparmi, quello era all'epoca uno dei droni più economici con GPS, il CX-20, che, eccolo qui, eccolo qua, che non montava una camera, ma aveva un similar stabilizzatore con dei piccoli gommini sul quali si agganciavano la mia GoPro e volavo e riprendevo. Non era facile come i droni con il GPS di adesso, ovviamente. Se prendi per esempio un Visuo XS812 a 80 euro, vola una meraviglia. Al RTH, al GPS, insomma, capirete che il CX-20 l'ho sbatacchiato e spesso accomodato altrettante volte. Allora, perché vi ho raccontato questo? Semplicemente perché se siete a zero o quasi, prendetevi un drone facile che magari costi 70-80 euro con o senza GPS. Così iniziate a farvi un po' di esperienza, a prendere pratica con il volo, poi pian piano potete iniziare a salire. Ma ovviamente prima di andare a parlare dei droni da 70, 80, 90 euro, posso farvi un esempio di qualcosa di davvero economico. Ovviamente della maggior parte dei droni di cui vi parlo in questo video vi metto il link in descrizione, e di molti di loro ho appunto dei video di cui ho parlato qui nel canale. Diciamo che quelli proprio economici sono simpatici, ma sono prettamente e totalmente dei giocattoli. Iniziamo con questo S61, scenese S61, detto anche Mini Mavic, da non confondere ovviamente con quello che presto uscirà della DJI, ovvio. Un dronettino con videocamera e radiocomando mini che costa poco più di 20 euro. Eccolo qui, guardate. Volicchia, ma di fatto è una mosca. Poi, perché no? Possiamo parlare anche del JJ RC H49, che sta, come vedete, sul palmo della mano. È veramente incredibile. Non è proprio il drone per iniziare ad imparare, ma solo per fare dei selfie con amici quando siete a giro, per esempio. E qui siamo intorno a 25 euro, ma addirittura non so se è ancora in offerta adesso, ho visto su Banggood, lo trovate a 10 euro, pensate voi, 10 euro un radiomando, è incredibile. Ovviamente vi metto il link qua sotto in descrizione se vi interessa vedervi questo oggettino, è davvero interessante. Poi salendo a 50 euro possiamo trovare il CMI.
un dronetto molto molto simpatico, iper portatile, che ha un GPS, pensate voi, fa riprese discrete, ma si guida direttamente purtroppo dallo smartphone. Mi pare, io ce l'ho qua sopra, comunque lo vedete qua nel canale. Dunque non è adattissimo, visto che si guida, come dicevo, dal cellulare a fare pratica, ovviamente, però la manettina 50 era molto interessante. Ma adesso passiamo ai modelli un pochino appena appena più qualitativi, che vi consiglio e che sono un po' sopra 80 euro fino a 100. E se volete iniziare in modo un pochino più serio e spendere delle cifre non esagerate, 80 euro, 100. Il primo, come non consigliarvelo, ovviamente è il piccolo DJI Tello, che non ha un GPS ma vola benissimo. Unica nota stonata che per imparare a guidare, se è quello che volete ovviamente fare, dovete per forza abbinarci all'acquisto un radiocomando a parte, come questo, eccolo qui, ovvero il GameSir. Così inizierete a imparare. Il Tello ovviamente pesa meno di 80 grammi, dunque rientra nella categoria C0 che avevamo appena visto. Potete altrimenti prendervi un Viso XS812, un drone leggerissimo, pieghevole, che si ispira un po' al Mavic come figura e che si ripiega su se stesso e si infila tranquillamente in tasca. Pensate, ha un GPS, un waypoint, il Seguimi, l'RTH e altro ancora. Ovviamente non troppo precisi, ovvio, ma a poco più di 80 euro è davvero interessante per iniziare. Pensate, pesa 160 grammi, dunque vola ovunque con le nuove normative e anche lui rientra in categoria C0. Il problema è uno solo. Se è vero che con questo prendete tantissima dimestichezza, ragazzi, a volare, perché vola benissimo, è altrettanto vero che le riprese video sono quelle che sono. Che dirvi? Guardate proprio un secondo per capire come riprende, però, ragazzi, questo 80 euro per imparare è incredibile. Nei prossimi giorni, ragazzi, cercherò qualche piccolo drone dal costo non superiore a 100 euro, tipo questi, che possa magari rientrare nel peso di 250 grammi e potrete magari acquistare anche senza passare da degli store cinesi tipo Banggood o tipo Gearbest o altri. Dunque seguitemi, che la situazione del canale è in evoluzione, sto cercando delle soluzioni per chi vuole imparare e non ha bisogno poi di registrare niente, anzi registrare sì, ma niente corsi online, niente test online. Passando poi a droni un po' più superiori a questi, ma non esageratamente, che costano da 100 a 130 euro, troviamo ovviamente i tre per eccellenza, che io dico, vi dico una volta sola perché vale per tutti e tre: volano davvero davvero bene, perché hanno un GPS, un RTH, funzioni di volo automatiche, e con questo il divertimento in volo è davvero assicurato. Ma c'è un ma: purtroppo la qualità video è ancora davvero scadente. Ma vediamo quali sono i droni in questione. Di fatto sono il Ninja 913, l'SGRC F11 non ho qui con me, che ha un pregio enorme di avere una batteria interminabile, e l'SG 906. Ma legandoci alla normativa, appunto, riferita ai tre, l'unico che vola libero nella categoria C0 è il Ninja, che pesa solo 209 grammi, e gli altri purtroppo sono già sopra 250. E questo, ragazzi, è un aspetto davvero interessante. Dunque, Ninja, interessante, inerente la nuova normativa. Ovviamente tutti i link ve li metto qua sotto. Menzione d'obbligo poi, ragazzi, è per lo Zerotech Dobby, che acquistandolo da importatori direttamente dalla Cina è possibile trovarlo intorno a 170 euro con due batterie Gifi. E questo è un drone per il quale, come sapete, io spendo sempre parole d'amore, semplicemente perché ha una stabilizzazione elettronica, ma riprende davvero in modo a mio giudizio fantastico. Lo porto sempre sempre dietro a me, sempre tenendolo in tasca come un cellulare, come vedete. E anche lui, essendo sotto il peso di 250 grammi, volerà in C0. Purtroppo lo facciamo solo con lo smartphone,
ma ragazzi è il suo bello, anche se adesso con iPhone qualche problemino, con iOS 13 c'è, ma dovrebbero risolverlo presto dalla Zerotech. Ovvio, non è troppo adatto se si vuole imparare a manovrare un drone, non avendo un radiocomando e usandolo direttamente dallo smartphone, ma se si è diciamo un po' pratici, è un oggetto, ragazzi, davvero unico da usare in classe C0. Da menzionare anche sotto 200 euro o un altro appena sopra, il JJRC X9 e questo un po' sopra, il JJRC X12, che sono due droni che ci permettono di iniziare a crescere lato fotovideo, soprattutto il secondo. Hanno una camera 1080p stabilizzata su due assi e un GPS e un funzionamento automatico di volo. Insomma, dei droni davvero interessanti, anche se personalmente non posso dirvi la mia perché non li ho testati. Magari presto, grazie ad un mio iscritto, Enrico di Livorno, che approfitto per salutare, proveremo l'X9. Che vi faccio notare che questo ha una bella particolarità, ovvero il peso è di 248 grammi, dunque già pronto per le nuove normative, e si inserisce per un pelo nella categoria C0, un aspetto da non poco conto, visto le buone caratteristiche che presenta. Dunque spero presto che lo vediate nel canale. Adesso, subito sopra i 200 euro, i droni che la fanno da padrona, soprattutto perché volano bene, hanno un GPS, hanno funzioni automatiche, camere stabilizzate ad una risoluzione che inizia ad essere davvero molto interessante, perché ama prendersi un drone per fare ovviamente delle foto, ma soprattutto dei video fantastici, ad un prezzo onestamente assurdo per le prestazioni che offrono. Parlo ovviamente dello Ubsan Zino e Dolphini A3, due droni che non rientrano ovviamente purtroppo nella categoria C0 perché pesano oltre 250 grammi, ma per chi vuol spendere cifre accettabili ed avere prodotti con i quali si inizia davvero a ragionare, questi due sono davvero due prodotti ottimi. Non entro nel dettaglio appunto di questi due droni, ma vi metto qua sopra un video dove è anche giù in descrizione, dove vi spiego quale tra i due è meglio. Andatevelo a vedere perché credo sia interessante per capire quali sono le differenze. Questo costa 213 euro con buon sconto, questo 227. Come capite sono droni fantastici per un prezzo accessibile, ma vedetevi questa scheda che ho messo sopra e capirete. In mezzo a questi due droni, per poi arrivare a oggetti intorno ai 700-800 euro, troviamo il magnifico Fimi X8 SE, un drone che costa meno di 400 euro e vola davvero davvero bene, oltre a realizzare immagini in 4K grandiose, ragazzi, grandiose. Questo è un drone davvero interessante, ma vi consiglio però di non partire con questo se è per voi il primo drone, se siete inesperti. Fatevi un po' di esperienza con qualcosa di più semplice e poi magari più avanti passate a X8. Se poi già avete un po' di esperienza e volete salire di livello senza spendere 800-900 euro, allora questo, ragazzi, è il drone perfetto. Ovvio, anche lui ha un peso molto superiore ai 250 grammi e dunque potrà volare in classe A3, e anche per lui ci vorrà un corso online, un test online in un prossimo futuro, ovviamente. Per finire, ma potrei andare a salire partendo o arrivando a droni ancora più performanti, per quelli che vedo adesso, possono essere esempio di DJI Mavic 2 e l'Autel Evo, per esempio, che costano oltre 1000 euro, ma ci sono molti altri. Sotto ci sono il Mavic Air e il Parrot Anafi, due droni appunto rispettivamente della DJI e della Parrot, che vi assicuro sono dotati di una grandissima tecnologia che a guidarli è davvero uno spasso. Se volete approfondire tutto su questi due droni, eccomi qua sopra nelle schede sotto in descrizione il mio confronto, i giudizi dei pro e di contro di entrambi questi droni. Ovvio il prezzo sale, ma con questi davvero si inizia a fare, ragazzi, sul serio, anche se già con il citato X8 si fanno davvero cose di livello assoluto, ragazzi, assoluto. Sia Anafi che Air sono sopra 250 grammi di peso e dunque corso online e test online, sicuramente appena la normativa entrerà in vigore, come questi che vedete sono tutti droni da test online e corso online. Dunque, e chiudo questo interminabile video che spero vi sia piaciuto, dicendovi, io 5 o 6 mesi fa vi dicevo questa cosa qui, guardate. Allora, il titolo che vi ho messo non è a caso,
fate attenzione e riflettete bene quello che vi voglio dire. Il mio consiglio è mettersi un po' in stand-by, perché a mio modesto parere, alla luce di quanto vi ho raccontato, le case produttrici partoriranno ottimi droni sotto i 250 grammi. E se li acquisterete, ad esempio, anche a luglio e non avranno il marchio CE richiesto da EASA, questo non sarà un problema, neppure per il futuro, perché non avranno l'obbligo di averlo. Il mercato in Europa dei droni subirà un enorme spartiacqua, statene certi, tra il sotto e il sopra 250 grammi. Segnatevelo pure. Allora, fatevi uno scursus sui droni che vi ho raccontato e decidete, in base alle esigenze che avete, quale scegliere. Ma l'uovo di Colombo, ragazzi, sarà il DJI Mavic Mini. Lui credo che ci farà sognare ad occhi aperti. Le aspettative sono ottime. Il costo, c'è chi dice 400, chi dice 500, chi 700, chi dice che esce a fine 2019, chi tra qualche settimana, Danilo del 48 News ha fatto un video che saluto e mi dice esce a fine ottobre. Ma questo è un drone che è davvero fantastico, sarà davvero fantastico. Magari se non avete esperienza, adesso prendetevi un drone da 70-80 euro e fatevi pratica. Così quando esce potrete dire la vostra e divertirvi con questo nuovo drone. Se ancora siete incollati qui, ho capito che il video è stato interessante, anche se lunghissimo. Dunque scrivetemelo qua sotto, ragazzi, nei commenti, così capirò che qualcuno, spero qualcuno ci sia, l'ha seguito fino alla fine. Mi sa che sarete in voi. Vabbè, datemi un like per aver fatto questo interminabile video. E se non siete iscritti, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché qua prossimamente vedremo il nuovo Mavic Mini, vedremo il nuovo Ubsan Zino Pro, vedremo un drone che rientra nella C0, nella categoria C0, che è il micro drone 4.0, che dovrei presentare in esclusiva per il nostro paese prossimamente. E vedremo anche, come vi ho detto, magari qualche drone sotto i 100 euro che potremo acquistare non direttamente dagli store cinesi come Banggood o Gearbest, ma direttamente su, non lo so, su Amazon o su eBay, su qualche canale dove vi arriva più velocemente sotto 100 euro, con il quale potrete fare un po' di pratica e avvicinarvi a questo mondo incredibile e lo potrete usare senza dover fare corsi, test online, niente di particolare, perché lo cercherò sotto i 250 grammi, cioè una cosa tipo questa o questa, ma più vicina a questa, perché questa è sotto 100 euro. Dunque, ragazzi, ci vediamo alla prossima, da un esausto di dirette qui nel canale con tutto il mio arsenale di droni. Ciao!